Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Mezzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo tornati qui di nuovo su FIFA 15 per fare un'altra rebuilding. Oggi siamo con lo Sporting Lisbona e voglio utilizzare solamente portoghesi. L'obiettivo finale è chiaramente quello di andare a vincere la Champions League. Settimana scorsa avevo portato un video simile utilizzando solamente olandesi e sinceramente nelle prossime settimane mi piacerebbe portarvene degli altri. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate sotto nei commenti. Andiamo a vedere un po' tutte le nazioni, quelle principali magari, sarebbe interessante. Ieri è uscita una Foreigner Challenge clamorosa, andate a recuperare, in descrizione trovate il link per il mio terzo canale, quello dove vado a ricaricare le live che faccio sul canale Viola, quindi se vi va una mia compagnia maggiore, quello è il canale che fa per voi. Ma direi di non perdere altro tempo, partiamo subito. Questa è appunto la formazione titolare che ci troviamo davanti e come potete vedere ci sono un po' di giocatori che dobbiamo far volare. Rui Patricio potrebbe essere tranquillamente il nostro portiere titolare, perché ha 26 anni, portoghese, ottimo, senza dubbio. Guardate molto bene Cedric, aveva 22 anni, 76, ecco lui. In realtà ha giocato in ottime squadre, però non è che dite è un fenomeno Cedric. Non credo ve lo ricordiate per quello, anzi. Sicuramente dobbiamo andare a prendere un terzino sinistro, perché non ne abbiamo di portoghesi. In centrocampo lo Sporting era messo davvero molto bene. William Carvalho, 22 anni, 79, davvero mostruoso. João Mario, 21 anni, 75, niente male. Tra l'altro era... quando c'è stato quell'europeo che ha fatto innamorare l'Inter di João Mario? Non me lo ricordo. Comunque anche Adrian Silva, 25 anni, 79. Il centrocampo, a parte per i sostituti, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Gold non era malissimo all'epoca, però mi è scozzese. Chiaramente non mi può servire a nulla. Per quanto riguarda l'attacco, appunto, abbiamo Carrillo, che mi è peruviano. E poi abbiamo Mané, che mi è portoghese. Jason Martins, giovanissimo. In attacco, poi... non abbiamo niente di interessante, quindi dobbiamo andare a rivedere l'attacco. Sulla sinistra invece abbiamo Nani, 27 anni, 82, ma mi è in prestito dal Manchester United e non possiamo richiamarlo. Quindi dobbiamo intervenire sicuramente in più di un ruolo e ho 10 milioni, quindi sicuramente dovremmo cedere parecchio per poi appunto tuffarci sul mercato. Ho fatto già due cessioni importanti, tra cui Diego Capel, 3 milioni e 8, sono quelli che ci entrano, e poi André Carrillo, 7 milioni, sono quelli che ci entrano per il mercato. Adesso abbiamo già qualcosina di più, 20 milioni, e io ho inserito un bel po' di giocatorini. Andiamoli a vedere nel dettaglio, perché per quanto riguarda il terzino sinistro, solamente Fabio Coentrao. Secondo me si potrebbe investire su di lui, ci porterebbe via tutto il budget, però potrebbe essere molto molto intrigante. Per quanto riguarda invece, questo sembra Leao, raga. La versione old school di Leao, boh, incredibile. Ruben Neves, 17 anni, 70. Rafael Guerreiro, 20 anni, 74. Potremmo prenderlo e spostarlo terzino sinistro, perché no, alla fine lui lo è diventato nel corso del tempo. Gonçalo Guedes per l'attacco. Abbiamo Bruno Fernandes all'Udinese. Sturgeon, io lui mi ricordo che successe qualcosa con lui. Non me lo ricordo. Sugli esterni offensivi, Hernani, Bebé, Gonzalo Pacienza... vabbè, Cristiano Ronaldo l'ho inserito così, giusto per... E poi abbiamo Rafa del Braga, 21 anni, 76. Lui il prossimo anno... mamma mia, Bruma! 19 anni, 77. Ma quanto minchia era forte Bruma? Per curiosità, quanto ci potrebbe chiedere il Real Madrid? Direttamente 17 milioni. Ok. Abbiamo qualcuno da dargli nel caso? Beh, sì. Abbiamo assolutamente Jefferson. Jefferson, 26 anni, 76. 5 milioni di valore. Quindi a questo punto ne offriamo 12. Al Real Madrid sarebbe un colpo clamoroso. Attenzione, perché il Real Madrid accetta. E quindi accogliamo il nostro primo acquisto ufficiale, ovvero Fabio Coentrao. Già messo in posizione il nostro Fabio Coentrao, potremmo quindi andare a investire su un altro attaccante e un altro difensore centrale, perché sì, Figueiredo non ha un potenziale meschino, però non mi fanno stare molto tranquillo. E quindi andrei a vendere Everton per acquistarne uno nuovo. Ho inserito per questo, nella lista preferiti, Ruben Vesto, che all'epoca del Valencia era tanta roba. E ve lo dimostra il fatto che 10 milioni è la loro richiesta, ci possiamo quasi stare. Everton mi vale 1,5 milioni, io gliene offro 8. Sì, devo ammettere che uno dei miei grandi obiettivi è quello di riportare Ronaldo allo Sporting. Non credo sia possibile. Non credo sia possibile. Il Valencia però, per il... momento accetta questa offerta. Il grande problema di questo gioco è che i giocatori si infortunavano veramente troppo troppo spesso.
6 settimane Fabio come entrava, ragazzi. Costo la rotta. Ruben Vesto accetta la nostra offerta di contratto e quindi accogliamo il nostro nuovo difensore centrale. Ok, ora con Ruben Vesto mi sento un pochettino più tranquillo, eh. Vediamo se riusciamo a fare un miracolo con Bruma. Gli offriamo 15 milioni più Lopez. Vediamo cosa ci dicono. Secondo me non è fattibile. Attenzione però, perché effettivamente qui ci arriva un'offerta proprio per Miguel Lopez che ci permetterebbe di arrivare al budget per Bruma. Eccolo infatti, Lopez venduto. Vai, 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 andiamo con Bruma, andiamo con Bruma. 17. E andiamo, chiuso in maniera molto, molto rapida questo acquisto. Dentro Bruma, a questo punto, ci prepariamo per il prossimo anno. Io metterei qui Nani e qui Bruma. Prima stagione già conclusa, tantissime email, ma non ci interessa molto perché siamo arrivati terzi in campionato. Il Benfica è ancora più forte di noi. Andiamo a vedere la nostra squadra. Qualcuno è cresciuto? Qualcun altro no. Allora, Rui Patricio per esempio 0, Cedric molto molto bene. In difesa molto molto bene. E Quintrao invece un po' una delusione. Decisamente una delusione. Solamente più uno per i nostri centrocampisti. E Mané le ha giocate praticamente tutte. È vero, ha segnato tanto, ma non è cresciuto mai. E anche Bruma. Ma dai. Direi che possiamo entrare direttamente all'interno della seconda stagione, perché secondo me abbiamo parecchio da fare, visto che perderemo Nani. Adesso senza Nani è dura. Adesso senza Nani è dura. 7 Nani. Ma João Mario rischi di far la panca, bello, eh? Occio! Qui la zona offensiva dobbiamo assolutamente riprenderla. Rafa sulla sinistra, tanta tanta roba. 22 anni, ma proviamo a prendere lui, dai. Ma perché valore Bruma 4,5? Cos'è successo? Cos'è successo esattamente? Abbiamo fatto a tutti gli effetti una minusvalenza, ragazzi. A tutti gli effetti. Allora, gli diamo Tanaka più 10 milioni, dai. Il Braga accetta. E abbiamo preso Rafa. Buono. Buonissimo, anzi, mi verrebbe da dire. E Bruma, che vuoi fare nella tua vita? Ti va di fare l'attaccante, la punta centrale? Con Rafa qui a sinistra? Sulla destra, per me, l'unico che ci potrebbe stare è Hernani. Siete una squadra rivale, ma dovremmo pagarlo molto, lo immagino. Alla fine il Porto accetta un'offerta di 5 milioni più Yuri Medeiros. E il contratto non dovrebbe essere un particolare problema. Non specifichiamo l'importanza, ma gli buttiamo dentro un bonus per gol. Diamo il benvenuto dunque a Hernani. Sono contento. Sì, oddio, ha appena compiuto gli anni, eh. Ha appena compiuto gli anni. Non mi posso lamentare. È proprio questa prima punta che mi manca. Cioè, mi manca un attaccante di ruolo. E c'è anche il primo approccio alle coppe europee. Quindi iniziamo a prendere confidenza con questi palcoscenici. Sì, ho detto bene. Concludo la seconda stagione con un discreto risultato, un discreto miglioramento in classifica. Siamo secondi. Sapete che non ricordo perché alcuni giocatori poi smettevano totalmente di crescere. Cedric, 31 presenze, 24 anni, 78, non cresce più. Cedric bloccato. Ruben Vesto, 20 presenze, si è fatto solamente più uno, come il nostro Oliveira. Chi lo sa, forse con calma diventeranno forti. Quintrao, non si sa. Poi il nostro Carvaglio è diventato un 83, molto molto bene, come Andre Martins. Minchia, lui per esempio è cresciuto moltissimo. È un bel centrocampo adesso il nostro, con João Mario prima riserva, non mi dispiace. Hernani alla fine è diventato un 79, Bruma un 78, non è cresciuto molto, però almeno ha segnato tanto. Rafa invece è cresciuto tantissimo, è diventato un 83. Bene comunque anche questo panchinaro Salomão. C'è bisogno di qualche upgrade però, ragazzi, eh. C'è bisogno di più di qualche upgrade. Siamo già all'interno della terza stagione, abbiamo 26 milioni di budget, però questa volta vorrei provare ad upgradare parecchio di più, quindi magari facciamo una richiesta di 5 milioni. E soprattutto andiamo a vedere chi c'ha il Benfica in squadra. Eh beh, loro li avevo messi a seguire come attaccanti. Bebe. E poi... bah. André, mettiamolo a seguire, dai. In difesa, João Cancelo. Me l'ero dimenticato, ragazzi. Il primo acquisto di questa terza stagione è João Cancelo dal Benfica. 22 anni, 75 di overall. Chi lo sa, magari mi cresce più di Cedric. Speriamo. 5 anni di contratto. Non specifichiamo il ruolo. Magari, magari. Che ragazzino che era. Perfetto, benvenuto João. 27 milioni. Cosa ci facciamo con 27 milioni? Potremmo prendere di nuovo Nani. Facciamo 14 milioni più Eldon. Oh, porca miseria, hanno accettato. Oh, io
Non me ne privo, nel frattempo ovviamente rifiuto qualsiasi offerta. Che offerta è, tra l'altro? Un'offerta ridicola per Carvaio. Vabbè, assurdo, un'offerta imbarazzante. Contratto accettato e quindi Nani, welcome back! Bentornato Nani. A questo punto io Nani lo potrei mettere qui. Alla fine sto Salomao non è male, eh? Mi piacerebbe puntare su Anthony Lopez, raga. Abbiamo Rui Patricio che sta invecchiando. Lopez può sicuramente dare quel qualcosa in più. Proviamo, dai, tentiamola. Non è un upgrade, ma è una visione verso il futuro. Offerta accettata. Ah, raga, ci sto. Abbiamo un nuovo portiere. Sarà la scelta giusta? Chiudo con il tentativo per Gonzalo Paciencia. Non ho nessuno. Ah no, ho la Biad da dargli, dai. La Biad, gli sparo veramente un'offerta irrifiutabile, più 4 milioni. Arriva anche Paciencia, alla fine 8 milioni e basta al Real Madrid. 5 anni di contratto, non so quanto potrà giocare, io spero semplicemente possa crescere. La squadra non è male, ma ho bisogno di upgrade totali, raga, totali, perché sennò si fa veramente fatica e Cristiano Ronaldo non riusciamo a prenderlo. Terza stagione conclusa, siamo campioni di Portogallo, finalmente è andata bene. Non è andata meglio la Champions League, perché come potete vedere siamo arrivati terzi nel girone e quindi Europa League che si è visto però perdere di netto contro il Liverpool, quindi non siamo ancora a quei livelli, me lo aspettavo. Ok, sono curiosissimo di andare a vedere l'info squadra, perché Lopez si fa 3 punti overall in più, godo, scelta ottima. Signori, abbiamo ufficialmente il cambio del terzino. Altra scelta ottima. Ciao Cedric, dentro Cancelo. Mamma mia, Rafa, 86. Non l'avevo mica visto. Ma Bruma? Bruma totalmente andato. Acquisto totalmente sbagliato quello di Bruma. Incredibile. 26 milioni di budget. C'è però una questione molto importante. Cristiano Ronaldo in scadenza. E se non lo prendo adesso, ragazzi? Se non lo prendo adesso, che ci faccio? Ma guardate lo stipendio! Stipendio non ha molto senso. Allora, possiamo offrire questa cifra oppure provare a prenderlo a zero a gennaio. Allora, Cristiano Ronaldo non è prendibile. Quindi tanto vale arrivare a gennaio. Bella questa offerta. Arrivare a gennaio e provare a prenderlo proprio a zero. Sto andando verso gennaio perché voglio prendere Cristiano Ronaldo a zero. Non voglio farmelo scappare, sperando non lo rinnovino. Non mi ricordo come si comportava l'intelligenza artificiale da questo punto di vista. Sì. Oh, ma cosa vuol dire? Ma cos'è sta storia? Per carità, li posso anche spendere 19 milioni, però... Cioè, non si prendeva a zero una volta? Signori, non riesco a far arrivare Cristiano Ronaldo, purtroppo. Ho provato a dargli Cedric, cosa che mi manca... è provare a dargli Salomao, che vale 10 milioni, 30 milioni più Salomao. Cioè, sono 40 milioni di valore. Per un giocatore in scadenza di contratto fra 4 mesi è una follia che voglio fare solamente per il romanticismo. Offerta troppo bassa. Siamo interessati dal giocatore che ci ha offerto, ma riteniamo la somma. Ok, 57 milioni, è in scadenza. Gli hanno rinnovato il contratto. Gli hanno rinnovato il contratto mentre io stavo provando a trattare. Non ce la facciamo. Peccato, perché poteva essere un bel upgrade. A questo punto, signori, direi che possiamo andare tranquillamente a... Però, ma noi ne abbiamo bisogno? Non lo so. Mi viene il dubbio. Siamo nuovamente campioni di Portogallo. E questa è la nostra formazione, che avevate già visto in precedenza un pochettino. Mamma mia. Bravissimo Cancelo, sono super super contento per lui. Qua davanti invece molto molto bene. E sia Hernani che Nani che Rafa. Rafa qualcosa di clamoroso. Però posso essere soddisfatto di questo, che tutti i miei giocatori praticamente tranne Nani sono in nazionale. Vorrà pur dire qualcosa. Io non mollo per Ronaldo, Valore 48 milioni. Contratto in scadenza 12. Queste sono le loro richieste. Io ci butto subito dentro un giocatore. Bruma, non me ne frega nulla. Bruma più 27. Dopo i soldi ce li dovremmo avere per fargli il contratto. Offerta troppo bassa. Oh, sono interessati, ma ne vorrebbero 30. 30 milioni e mezzo più Bruma. Come mi state chiedendo voi? Esattamente precisa. Offerta accettata! Ce l'abbiamo. Riusciamo a risparmiare qualcosa? Visto che sta invecchiando. Eccola! Accettato!
ha accettato. Cristiano Ronaldo ha accettato. Ritorno allo Sporting Lisbona. Tra parentesi, questo secondo me era esattamente quello che doveva fare nella realtà. Invece di andare in Arabia, per me, doveva concludere così. Sarebbe stato bellissimo. Sarebbe stato veramente fantastico. Mi dispiace un po' per Hernani, che si è comportato bene. Ora noi non possiamo più vendere, dobbiamo per forza acquistare, ma non abbiamo i soldi, quindi utilizzeremo i soldi rimasti per fare il nuovo contratto a Cancelo. E io con questa squadra, nonostante la difesa sia un pochettino bassa di overall, mi aspetto di arrivare molto lontano. Cristiano, mi aspetto grandi cose. Mi aspetto grandi cose. Pure 85? Se non ando in 85, pensavo fosse un pochettino più alto. Questa è la nostra formazione. Siamo a settembre 2018 e abbiamo chiaramente la Champions League. Girone fattibile. Io però adesso andrò a simulare fino a che non raggiungeremo la finale di Champions League per giocarla e andarla a vincere. Quindi non so fra quanto ci vedremo. Nel frattempo proverò magari a rinforzare ulteriormente la squadra, se possibile, però vi evito di vedere tutto e magari vi spiego poi nel finale. Ci vediamo, signori, fra forse qualche stagione. Io ho simulato, cioè non ho parole. Siamo in finale di Champions. Siamo in fottuta finale di Champions. Siamo in finale di Champions. Non ci potevo credere. Cioè, non ci potevo credere. Veramente un peccato che non stessi registrando. Che devo dire, ragazzi? Abbiamo battuto il Beşiktaş, il Real Madrid, il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco. Sono senza le parole. Beh, la squadra ci sta comunque, che sia arrivata in finale di Champions. Veramente molto, molto forte. Però mi aspettavo di... Mamma mia, Hernani! Di metterci un altro paio di stagioni, perché appunto la difesa poteva un attimo essere il problema. E invece il cacchio. Io mi metto le cuffiette alle orecchie. Volevo vedere un attimo qualche dato, più che altro. Non tanto la crescita, tipo Lopez. Non male. Pecca solamente nel rinvio. Fammi vedere il buon João Cancelao. Non male, mamma mia che spettacolo. Non ho visto, più che altro... Mamma mia, Hernani. Che belva. Non ho visto più che altro qua... Rafa? Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo? Oh, Rafa, non vedo l'ora di provarlo. 27 gol. Dati ancora impressionanti. Non calava, praticamente. Cristiano Ronaldo praticamente non calava. E allora, ragazzi, avanziamo e ci giochiamo questa finale di Champions contro il Bayern Monaco. Ovviamente, il livello di difficoltà massimo è leggenda e non si poteva andare sotto i 4 minuti. Incredibile. Questo non lo capirò mai. Io direi Rafa, Ronaldo, Nani ci sta assolutamente. E poi vorrei provare anche Hernani, João Mario. Direi che possiamo andare in campo così, signori, per questa finale di Champions League. Spero di portarmela a casa, perché se no mi tocca fare altre stagioni. Sempre sul pezzo e forza, Sporting Lisbona. Io avevo spento anche le luci, avevo spento tutto. Avevo anche tolto il cappello, perché non credevo di potercela fare. Ho dovuto risistemare il setup all'improvviso. Ma meglio così, oh, meglio così. Mamma mia, Ronaldone, che belva. Mamma mia, l'abbiamo messa fuori grazie a William. Ah, brutta palla persa. Occhio a Fred. Ancora Oliveira. Stiamo un po' faticando. Bravo Ruben Vesto. Mamma mia. Martins. Fa andare Nani. Corre Nani. Vatti al portiere. Nani col destro. Palla fuori. Occasione per lo Sporting. Occhio Schweinsteiger. Ribery. Mette in mezzo. Lopez la lascia lì. Ancora Lopez. Mamma mia. Oh, prende a botte con trava a momenti. Pazzito. Bella. Ma gran tiro cosa? Ma che tiro è Carvaio? Ah, deviata, mamma mia. Grazie al cielo. No. Ma. Ha detto gran intervento del difensore, Pardo. Bravo. Bravo. Fallaccio di Benatia. Fallaccio. Ma Ronaldo non era così piccolo. Rosso. Beh, secondo me ci sta, ragazzi. Fallaccio inutile a centrocampo. Bella. Ma porca miseria. Rafa, dietro. Ma porca miseria. Parte i due. Ci siamo.
Ma come se battevano mo' gli angoli. Così! Traversa! Ancora! Niente. Che sfiga. Finisce qui. Si va ai supplementari. Ma io devo fare dei cambi. Devo fare assolutamente dei cambi. Allora, due tra l'altro ne faccio. Fuori Silva, dentro João Mario. Fuori Martis, dentro Hernani. Mancano 15 minuti. Mancano 15 minuti. È una finale di Champions tiratissima. Non ci credo il Cicerito. Palo. Palo. Incredibile occasione per il Bayern Monaco. C'è spazio per andare. Sì. Passaggio perfetto. A Ronaldo. Mortacci, che salamone che eri. Cazzarola. La palla era perfetta, eh. Questo pallone non era facile. Cristiano Ronaldo. Non ci credo, Cri. Ma come faccio a crederci? Come fa? L'ho anche piazzata. Come facevo? Come si segnava in questo gioco all'epoca? Così! Porca troia! Una buona opportunità. Si rimane dunque in parità. Quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Ultima occasione. Occhio al tiro. Non ci credo. Cosa sta succedendo? È tutto buonissimo. È come la scorsa volta, all'ultimo secondo. All'ultimo secondo, ragazzi. Sono destinato su FIFA 15 a vincerla all'ultimo secondo. Non vedrete i rigori neanche questa volta. No. Il piazzato di Cristiano Ronaldo, che poi diventa tutt'uno con i cartelloni pubblicitari. Lopez esulta dalla parte opposta del campo, perché sa che fra pochi secondi sarà campione d'Europa. Incredibile, ragazzi. Tutto così casuale. Tutto così casuale. Non me l'aspettavo. Ma era orribile il bug che nel calendario non ti faceva vedere se passavi il turno. Era veramente orribile. Ed è strano che non l'abbiano sistemato. No, non è strano. Finisce qui! Sì! João Mario è campione d'Europa! Questa è la cosa importante. Se devo essere sincero, comunque, rivedendo la rosa finale, a parte i soliti noti, all'epoca, e mi ricordo anche nei FIFA successivi, Carvalho era devastante. Ed è cresciuto benissimo in questo FIFA. Cancelo era già un animale all'epoca, raga, perché era giovanissimo ed è cresciuto tanto, tanto. O meglio, magari non è diventato enorme dal punto di vista dell'overall, ma in game veramente tanta, tanta roba. Mi piace troppo ritornare su questo FIFA o comunque sui FIFA vecchi. Purtroppo di FIFA 15 non ho i salvataggi sulla 5. Nel frattempo alziamo la coppa. Potremmo ritornare sulle vecchie carriere. Potrebbe essere interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. E se c'è qualche giocatore del Portogallo che magari mi sono perso. A memoria, sinceramente, non ne ricordo. Però, boh, sicuramente voi sarete più bravi di me. Noi ci vediamo nel prossimo video. Vi lascio ai festeggiamenti. Un saluto da Menza e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi. Ma quanto era forte Anthony Lopez?